«Cara Babette», disse con dolcezza, «non dovevate dar via tutto quanto avevate per noi». Babette avvolse le sue padrone in uno sguardo profondo, in uno strano sguardo. «Non v'era in fondo adesso pietà e forse anche scherno?» «Per voi?» replicò. «No, per me». Si alzò dal ceppo e si fermò davanti alle sorelle, ritta. «Io sono una grande artista», disse. Aspettò un momento, poi ripeté, «Sono una grande artista, madame». Poi per un pezzo vi fu in cucina un profondo silenzio. Allora Martina disse, «E adesso sarete povera per tutta la vita, Babette?» «Povera», disse Babette. Sorrise come a se stessa. «No, non sarò mai povera. Ho detto che sono una grande artista. Un grande artista, madame, non è mai povero. Abbiamo qualcosa, madame, di cui gli altri non sanno nulla». Filippa andò da Babette e la strinse tra le braccia. Sentiva il corpo della cuoca come un monumento di marmo contro il proprio, ma lei stessa si scuoteva e tremava da capo a piedi. Per un poco non riuscì a parlare. Poi sussurrò. «Eppure non è la fine. Sento, Babette, che questa non è la fine. In paradiso sarete la grande artista che Dio ha inteso foste». «Oh», soggiunse, e le lacrime le grondavano giù per le guance. «Oh, come incanterete gli angeli!» È il passaggio conclusivo del racconto di Karen Blixen, Il pranzo di Babette. Babette è una straniera. Nella comunità norvegese di Perlevåg, fra i fiordi norvegesi, appunto, la francese sospettata di papismo è stata accolta per carità cristiana in una notte lontana di 12 anni prima, perché si è compreso che è sfuggita alla sventura in cui ha perso marito e figlio. Babette è una straniera, guardata con sospetto, ma gradualmente riconosciuta nelle sue qualità. Sa amministrare la casa delle due anziane che la accolgono, sa cucinare il sobrio pasto di ogni giorno con la destrezza avveduta degli autoctoni. Ma la straniera, venuta da lontano, nasconde in cuore un segreto inconfessato. «Si rendevano conto», dice Karen Blixen, «che Babette era profonda e che negli abissi del suo essere vi erano passioni, ricordi, desideri, di cui esse non sapevano nulla». Fino a quando Babette verrà allo scoperto. Coglierà l'occasione, e se la costruirà lei stessa, per dar fondo alla sua arte inconfessata. Era stata la gran cuoca di Parigi, deliziando i personaggi più importanti del suo mondo. E ora allesterà un banchetto d'altro mondo per i membri della setta religiosa che l'hanno accolta. Babette viene finalmente alla luce in tutto il suo mistero, nel pieno della sua dignità. «Io sono una grande artista», dice, e ripete. L'artista è sempre ricco, arricchisce se stesso e il mondo intero, quanto più dà fondo alla sua arte. Mi viene in mente la pagina di Gesù che entra a Gerusalemme. Nel racconto dei Vangeli, Gesù entra in Gerusalemme con il piglio che vediamo in Babette. Anche Gesù è il grande artista. Deborda della ricchezza del regno, vuole esprimersi finalmente al meglio di se stesso, dando fondo a tutto quello che ha in cuore. Entra a Gerusalemme per la settimana decisiva della sua vita, a cavallo di un asino, per sottolineare la sua dignità regale di re in tempo di pace. Sa che sta andando verso il centro del mirino, sa che il laccio della morte sta per chiudersi e battersi su di lui, ma ha il desiderio di dare tutto se stesso fino in fondo, il meglio di se stesso. Fino a quel momento ha camminato di nascosto sotto il cielo. Quasi mai è venuto allo scoperto, quasi mai ha squadernato appieno il suo mistero. L'ha fatto intravedere un po' per volta attraverso segni e racconti che non si impongono. Come Babette, è rimasto nella penombra della discrezione, attendendo la sua ora per mostrarsi. E ora finalmente è giunto il tempo. Come re dei tempi antichi, a dorso di puledro fa il suo ingresso. Nelle mani di Babette, i 10.000 franchi che ha vinto alla Lotteria di Francia diventano nutrimento di grazia, cibo e vino da altri luoghi, amore divenuto nutrimento.
La forza di quella grazia che si mangia trasfigura gli ossuti e contratti commensali che escono dalla cena memorabile come bimbi rinati a vita nuova. Anche Gesù freme dal desiderio di imbandire ai figli di Adamo una cena di grazia, il nutrimento d'amore che libera le risorse migliori di ogni cuore. Anche Gesù, come il grande artista di cui parla Babette, può dire: per tutto il mondo risuona un solo lungo grido che esce dal cuore dell'artista, consentitemi di fare il meglio che posso. Gesù sa che è giunta la sua ora, il tempo di poter dare finalmente tutto il meglio che in lui spinge per uscire. All'inizio del racconto di Giovanni troviamo l'immagine di una gioia debordante. Alle nozze di Cana Gesù ha donato 600 litri di vino. Di questi 600 litri di gioia, il Maestro vuole inondare ora Gerusalemme e di lì ogni terra sotto il cielo. Siamo tutti impegnati a stargli dietro. Chiediamo di poter offrire oggi il nostro meglio. Il Signore dell'amore ci accompagni.